Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Allora, siamo qui oggi con FIFA 14, l'ho appena preso, scusate per il ritardo, purtroppo non ho avuto tempo di prenderlo prima, visto che stavo ancora giocando a GTA 5. Comunque sia ragazzi, l'ho preso, finalmente ci possiamo fare una partitella online. Non vi faccio vedere l'ultimate team perché ovviamente parto dalle basi, cioè da quelli di bronzo, non so come cazzo si definiscano, i giocatori sono quelli con le targhette color bronzo, RAM, come cazzo lo volete chiamare. Facciamoci una partitina personalizzata testa a testa online, ovviamente, contro altre persone. Clicchiamo A per partire subito. Andiamo su durata tempo 6 minuti. Purtroppo dura questo tanto. Io la metto a 5 minuti, ragazzi. E partiamo subito. Ok, siamo alla ricerca di giocatori, giustamente. Devo disattivare le notifiche, ogni volta me lo scordo, ragazzi. Ok. Ci dovrebbe mettere un pochettino più tempo. Facciamo 6 minuti, ragazzi. Rimettiamo 6 minuti. Allora, vediamo, dovrebbe trovarmela subito la partita in questo caso, perché sono i 6 minuti regolamentari che su FIFA sono presenti. Quindi ragazzi, io volevo provare un pochettino le squadre. La prima cosa che faccio di sicuro non è provare il Cagliari, perché sicuramente in questa strada, questa squadra sarà in questo gioco non fortissima quanto il Manchester United, ragazzi. Andiamo con Real Madrid, lo volevo provare, lo proviamo subito ragazzi. Ci mettiamo in bianco, dai. Allora, vediamo la formazione, ragazzi. Allora, l'avevo vista prima, un 4-3-1-2. Ok. Facciamo 4-3-1-2, ragazzi. Proviamo il 4-3-1-2, quello qui, ragazzi. Ovviamente la musica è una figata, però la baserò per non farmi beccare dal copyright e rompermi i coglioni. Mettiamo due punte, ragazzi. Allora, questo è un esterno, quindi Isco, che cazzo è? Un centrocampista offensivo, perfetto. Xabi Alonso lo mettiamo centrale, Khedira lo mettiamo laterale, Arbeloa fuori dal cazzo e mettiamo, ragazzi, Carvajal. Di Maria fuori, ragazzi, ma non scherziamo, preferisco Di Maria al posto di Xabi Alonso, di Khedira. Marcelo, ok, perfetto. Sì, dovrebbe andare bene, più che perfetto, ragazzi. Andiamo su gioca partita e partiamo subito, ragazzi. Questo gioco spero che sia meglio della demo, perché la demo, ragazzi, non so se l'avete giocata, era, almeno a me non piaceva. I movimenti sembrano più realistici, ragazzi, però vedo che prima ho fatto una partitella per provarlo e mi sono sembrati più realistici i movimenti. Oltre a essermi sembrati più realistici, mi sono sembrati anche i combattimenti, sì, gli attacchi tra di loro, quando si falciano, eccetera, più realistici. Però, se provate la demo a questo gioco, ovviamente c'è il tipo online, quindi devo, scusate ragazzi, devo azzerarlo. Devo abbassare il volume perché altrimenti lo sentiamo, io non lo voglio sentire mentre gioco. Grazie ragazzi. Dai, ce la facciamo a togliergli questa cazzo di cosa? Ok. Perfetto, disattivate la voce, ragazzi. Partiamo subito, vediamo se riusciamo a vincere. Allora, questo Isco dicono che sia bello forte, io lo proverò adesso, ragazzi. Ovviamente Ozil controlla la palla come un cane bastardo, Dai! Oh, bravo! Dai, dai, prendi la palla. Dai, bravo! Fa quello che vuole. Ozil. Ora può ripartire l'azione. Ma bello! Bello, bravo! Si fa largo, prova il tiro! Ma che cazzo di gol, ragazzi! E scorrete! Non posso neanche battere sul petto la mano perché sono a pezzi, ragazzi, sono fisso in palestra. E scossegna a rete! 1-0! Non posso urlare, ragazzi, perché c'è mia madre che sta dormendo, non posso romperle i coglioni. Comunque 1-0, Manchester United 0, Real Madrid 1. Super Real Madrid, ragazzi. Ok, Xabi Alonso subito. Bravo Xabi Alonso. Dai, e passa la testa di minchia. Cosa hai fischiato? Come fa a ottenere un calcio d'angolo se l'ha buttata fuori quel Valencia? Ma vaffanculo. Van Persie, eccolo qui, ma c'è Pepe. Pepe che fa schifo. Dai, ma che gol di merda. Ma vaffanculo. Che gol di merda. Ma che cazzo stai facendo? Gol di merda. C'è solo un buco di culo, sì. Sì. Ecco chi non ho cambiato. Ho lasciato quella sega. Non ho messo il portiere, non ho messo Casillas. Ho fatto un gol di merda sto tipo. Non si meritava niente. Oh, ma i passaggi decenti? No, ragazzi, questa cosa dei passaggi lentissimi. Aio, dai! Non ce la fanno, ragazzi, non ce la fanno.
Vai, Diego Lopez, è stato dato. Dai, ma che cazzo sta succedendo? Ma che cazzo sta succedendo? Ma che cazzo sta succedendo? Guarda i passaggi. Ma che cazzo sta succedendo? Nessuno ci va davanti. Ma fuori dai coglioni, figlio di troia. No, ragazzi, sta succedendo qualche merdata. Sta succedendo qualche merdata perché stanno giocando di merda i miei giocatori. Vai Benzema, Benzema parte sulla fascia sinistra, ragazzi. E chi lo prende Benzema? E chi lo prende se non Rafael? Che palle, che cazzo di tiro di merda. De Gea ribatte, via ragazzi. E dai, e vaci. Cristo Dio, che minchiata sto gioco. Quando fa queste cose mi fa incazzare che non vanno a recuperarsi la palla sti stronzi. Cos'è sto controllo di me? No, ma la vedete? Ma dove si è mai visto un controllo de... No, ragazzi, ma cosa stanno facendo? Veramente? Cosa stanno facendo? Ma stiamo incappando negli stessi errori della demo? Ma non peraltro, vorrei saperla. Ah, dai, ma ti muovi, Marcello di merda! Sti cazzo di passaggi! Dai! Minchia! Che palle! Vai, Benzema, mamma mia! Oh, finalmente qualcosa di realistico. Benzema veloce. Alla possibilità di trovare un compagno smarcato in area con un traversone. Dai, minco, fuggi davanti. Che palle. Ma che cazzo di passaggio è? Minchia, ma fai i passaggi che vuoi, figlio di puttana. Dai. Ma va a farti fotere, ma ragazzi, ma li vedete i movimenti che stanno facendo? Ok, che sono. Cioè, sembrano giocatori di serie B, ragazzi. Giocatori di serie B. Vai, vai. Ma cos'è sta storia? Ma vaffanculo, fuori gioco di merda. Ma vaffanculo. 1-1. Ah, è vero che ho fatto gol. Beh, queste cose devono cambiare, ragazzi. Lottano per il possesso della palla. Cristiano Ronaldo. 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 Ovviamente mi cambia giocatori allo. Cioè, al fisso mi cambia. Dai. Niente fallo, ragazzi, tutto regolare. Ma vi dico soltanto che. Non so cosa stiano facendo, ragazzi. Fanno passaggi veramente brutti. Chiudi là. Xabi Alonso. Il pallone è saldissimo da subito. Il Dai. controllo della palla sul contrasto. Palla al compagno. Prova! Ma dai, la para, cazzo! Che palle! Dai! Guarda, ci mette troppo tempo. Ogni volta a tirare, ragazzi, ci mette troppo tempo. Ozil, cortissima. Beh, ci arriva. Dai! Grande, dai! Ma lo vedete queste minchiate? Grande, bravo Marcello! Così ti voglio vedere, anticipando le persone. Grande! Mi cadono le braccia a terra, cazzo, sembrava Ancora un'azione Robben, fantastica. definito in fuori gioco. Frettissimo, ragazzi, di poco a poco fuori gioco, ma vabbè. Però era un ottimo inserimento, devo essere sincero, ottimo inserimento, veramente. Se non la butti di testa, bravissimo. Isco. Benzema. Rio Ferdinand recupera la palla. Dai! E prendila! Ma vaffanculo! Minchia, 30 anni, ma che cazzo, grande! Di Maria. Dai, minchia, oh Cristo! Welbeck. No, non ci credo, non capisco la profondità, ragazzi. Ok, dai! Carvajal. Cristiano Ronaldo. Ovviamente sono più Robin veloci di ancora in possesso Benzema, di ragazzi. possesso. Sono più veloci Palla di che rimbalza Benzema, e torna ragazzi. fuori. Minchia, Palla ovviamente i per tempi il Real durano Madrid. anni, cazzo, ragazzi. Dobbiamo restare qui a invecchiare, Rooney. insieme al gioco. Nessuno li va davanti, ragazzi. No, questo qua si sta grattando i coglioni. Ragazzi, si sta grattando i coglioni. Cioè, rimane a fianco, grande. Questo sì che è un gioco fatto bene, ragazzi, fatto Di Maria. perfettamente. Movimenti perfetti, e intelligenza dei giocatori Benzema. che ovviamente stanno fermi, di merda. Giustamente, raga. Rafael. Ma chi ha mai visto, ragazzi, un giocatore che anticipa Marcelo. un attaccante avversario? Ma chi l'ha mai visto, ragazzi? Ditemelo. Perché Holding dovete dirmelo a che si questo mette punto? davanti. Vai. Dio Il tiro viene Cristo! respinto. Ma va a farti fottere, ma va a farti fottere.
porca puttana Eva, cazzo. Il nervoso mi sta salendo, ragazzi. Il nervoso. Che minchiata sta cosa. Dai, ma l'anticipano sempre. È questo che mi dà fastidio, ragazzi. È questo. Grande, oh, l'hai capito, devi... Tu sei veloce, Raffaele veloce quanto Marcelo. C'è il cross, pallone recuperato dal difensore. Non ci credo. Dai! Minchia! Cazzo, sei peggio di merda e Sucker, sa che è merda quello che cazzo è. Sacco di merda. No, non ce la fanno, ragazzi, non ce la fanno. Cioè, dai, ma che cazzo fai? Minchia! Dai, guà. Questa è la difesa ottima, ragazzi. Beh, bello, bravo, bravo! Se mi... Ah, ecco, pensavo mi fischiasse a fallo, ragazzi. Comunque sì, al primo tempo è andato di merda. Questo qua si sta salvando il culo e non so come, ragazzi. Dai, partiamo subito, zio. Parti subito che non... E si blocca. Ok, partiamo subito, ragazzi. Allora, il primo tempo è durato ben 11 minuti. Cioè, no, vabbè, è durato 9 minuti più o meno. Perché, ovviamente... Ovviamente non riesce a anticipare. Grande. Beh, bravissimo. Nei passaggi sei il migliore. Ti chiamavano Mister Passaggio. Cristiano Ronaldo. Fischiamo il fuorigioco. Bello. Questa è l'intelligenza artificiale, ragazzi. Cerca il gol. Ma che cazzo di gol? Esco! Rete! Rete! 2-1! 2-1! Mamma mia, Isco, ragazzi, che acquisto, che Real Madrid che ha fatto un super acquistone. Super Isco. Ovviamente lui mi segnerà di culo. Classico segna... Bravo, bravo. Scusa, questi ragazzi, questi sono errori da ultimo in classifica. Perché, bello. Poi che questi sono errori da ultimo in classifica. Ovviamente, guardate il giocatore, non è che mi dà l'altro giocatore per recuperare. Non passa. No, ragazzi, una presa per il culo. Cioè, io ho chiesto un passaggio filtrante e gliela tira addosso. Bravo. Ti muovi, figlio di puttana, Cristo santo. Minchia, subito, santo. Ferdinand, veloce quanto Benzema. Questo gioco la dice tutta, solo con questa cosa. Bravo, bravissimo Diego Lopez. Vai veloce su zio Marcelo. Va, minchia, e muoviti. Ozil. Isco. Dai! Non ce la fa a passarla! Che cazzo! Dai, ma vaffanculo, pressing! Vai, dai, ma non shake! Dai, ma cosa stai facendo? Ma rimani a guardare il rune mentre ti fa il giochino e ti prende per il culo! Davanti un cazzo di pubblico! E l'arbitro che fischia il fallo dopo anni! Cazzo, passano minuti e l'arbitro fischia dopo anni! Vabbè, ragazzi... Solite pecche di FIFA, le solite pecche di FIFA. Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai, Cristo santo? Finora ha giocato davvero male. Dai, ma Bavarigo, cioè, ma vaffanculo, ragazzi. Forse è meglio. Shabba, minchia, ragazzi, Xabi Alonso ultra rapido. Vai, grande! Bello, non è che me lo fa un pochettino più filtrante. No, non me lo fa più filtrante, ragazzi. Dritto, dritto sul giocatore. Però questo passaggio sono contento che ci sia adesso. Perché prima me lo faceva verso il portiere, fisso. Di Maria. Di Maria? Ok, è vero, è veloce. Anche se ha 80 anni, ragazzi, è veloce. Dai! Dai! Ma i loro passaggi passano tutti. È questa la cosa brutta di questo gioco. Benzema! Prova il tiro! E non esce la palla, ragazzi. Ma vaffanculo. Allora, io mi sto impegnando, ragazzi. È veramente tosta, cioè... Dai! Dove vai? Grande.
Ma vaffanculo, ragazzi! Cristiano Ronaldo, l'avete mai visto con un controllo così merdoso? Cristiano Ronaldo, l'avete mai visto con un controllo così merdoso? Cioè, è uno dei giocatori più forti al mondo e mi fa ste puttanate. Ma vaffanculo, ragazzi, non so che dire. Veramente. Ok, ok, ci sta tutto, ma non che Cristiano Ronaldo mi sbaglia minchiate del genere. Dai, ma non scherziamo. Fottuto caress... Dai, Isco! Dai, dai, dai! Minchia, ma guardate il contropiede, che puttanata! Non c'è nessuno in difesa, ma questo vi sembra una tattica, ragazzi? Una tattica! Ma perché non fanno quello che devono fare? Oh, vai Carvajal, ma come cazzo ti chiami? Ma vaffanculo. Dai. Questo punteggio comunque, ragazzi, non è veritiero, perché veramente io li ho tartassati, ma le minchiate ci sono sempre su questo cazzo di FIFA. Ma le vedete le minchiate? Cioè, gli chiedo un passaggio ultra... Wow. Anche fallo! Anche fallo! Fischia minchiata questo abito. Ragazzi, il risultato non è veritiero, perché li sto bombardando. E questo non è un controllo. Ma questi non sono passaggi, ragazzi! Non sono passaggi da giocatori della Liga! Dai! Minchia, non riesce neanche a controllare la palla bene! Oi! Cioè... Ma ragazzi, mi viene da piangere, cazzo, ma stiamo scherzando? Ma che cazzo di controllo hanno i giocatori? Cioè, ma lo vedete anche voi? Cioè, ma... Vabbè, io non so che dire, ragazzi, cioè, non so che dire. Veramente, è bello il gioco, però non può... sono sempre gli stessi errori, ragazzi. Gli stessi errori. Cioè, la squadra deve avere un'idea. Qui non c'ha idee, ragazzi. Qui gioca alla cazzo di cane la squadra. Cioè, a seconda di come gli arriva la palla, la squadra si muove. Dovrebbe essere sempre così, invece non è mai così. Cioè, la squadra sembra... Bello. La squadra sembra veramente imbambolata, aspettando l'avversario. Ragazzi, aspettando l'avversario. Cioè, veramente una cosa orribile, orribile. Va, da, bravo. Cristiano Ronaldo, che è questo controllo, ragazzi? L'avete mai visto? Cioè, io mi ricordo i tempi di FIFA 2010 o FIFA 2012. Cristiano Ronaldo era un dio. Che sfiga, cazzo. Che sfiga. Ma questo tipo ragazzi si sta salvando il culo. Non posso neanche fare tanta esultanza, perché mi stanno veramente facendo male tutto il, mi fa male tutto il corpo, ragazzi. E anche oggi devo andare in palestra. Sono veramente distrutto, però FIFA 14 non si poteva lasciare sugli scaffali. Dobbiamo prenderlo. Allora, ragazzi, andiamo con Zil. Dai, ma il mio giocatore non fa una minchia. Tira, Cristo! Tira bene! Merda schifosa! Ma vaffanculo! Cosa vuol dire? Un giocatore deve saper tirare sia col destro che col sinistro. Ma cosa ti è stato tradito dal nervosismo? Beh, bello, mi piace. Ma vaffanculo, ragazzi. Non seguono, vedete, anche questa merdata. Non seguono la palla. Fanno quello che cazzo vogliono, ragazzi. Non va bene. Non va per niente bene. Vabbè, gli errori stanno peggiorando. Migliorano in grafica, ma veramente. Allora, ragazzi, finita 2-1. Sono riuscito a vincerla, per mia fortuna, la partita. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi veramente l'incazzo, ragazzi. Per queste cose è veramente una minchiata il gioco. Però almeno guardate il tiri, ragazzi. Tiri 10. Io ne ho fatti 6 in porta, 60% di possesso. Contrasti 11, falli 2, calci d'angolo 4. Cioè, ragazzi, io mi stavo spaccando il culo e loro 3 tiri e di questi 3 un gol. Ma stiamo scherzando, da. Io stavo spaccandogli il culo. Non esiste, non devo soffrire così tanto, ragazzi. Miglior giocatore ovviamente Isco, che ha segnato una doppietta. E che dire, ragazzi, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Da cui 90 è tutto. Se volete altri video di FIFA, vabbè, io li farò comunque ogni tanto, anche con degli amici, contro degli amici anche ovviamente. Spero quindi che il video vi sia piaciuto. Da cure 93 è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao, raga!